Ciao ragazzi, qui è Francesco Bellomo ed eccoci qui in questo video di West Ham e Arsenal, dove in questo momento cercherò di condividere con voi un'altra opportunità che noi cercheremo di andare a cogliere, che è quella della bancata dell'Under 3.5. Sicuramente avrete potuto vedere in qualche altro video, no, che in questa stessa gara ho fatto più operazioni, ho fatto delle operazioni in bancata sull'over 3.5 e sull'over 4.5, come potete vedere. Però adesso è arrivato il momento in cui il mercato e soprattutto la gara ci dice che è di enorme valore andare a fare questa tipologia di operazioni. Okay? Ora, una cosa molto, molto importante che voglio condividere con voi è appunto questa tipologia, questa strategia. Okay? Io andrò a fare tre steccate, dunque bancherò a 1,44, bancherò a 1 e 31 c'è stato il gol. Perfetto, c'è stato il gol già adesso, dunque siamo stati abbastanza bravi nel cogliere l'opportunità. Peccato perché in realtà mi aspettavo questo gol sicuramente nell'immediato, sì, ma alla fine anche me lo aspettavo magari con un po' più di delay, un 7, 8, 10 minuti sarebbe stato perfetto, però benissimo così per come è andata e accogliamo il profitto che ci arriverà da questa bancata che avevamo fatto sull'Under 3.5. Ovviamente io sarei andato in scalata, dunque avrei bancato il mercato a 1,44, a 1,31, poi a 1,18, a 1,19. E questo perché? Perché ovviamente la tipologia di gara era cambiata e negli ultimi 4-5 minuti, cioè dopo il 61esimo, la gara era diventata molto molto interessante. Dunque i ritmi di gara erano aumentati, c'erano molto più spazi, si creavano molti più spazi, appunto la gara indicava, no, che ci poteva essere la possibilità di qualche gol. Il mercato, onestamente, sono rimasto esterrefatto per come in realtà è rimasto apprezzato. Non a caso, no, abbiamo deciso nell'immediato di andare a cogliere l'opportunità e niente, adesso vedremo il profitto che faremo da questa operazione. Tendenzialmente porteremo a casa da questa nostra operazione più del 55%. Io penso che la quota si setterà qui si dovrebbe settare intorno a 2,80, 2,90 circa, penso che si setterà qui. Comunque, eccolo qua, 2,80, 2,90 si dovrebbe settare qui. Dunque, in questo momento noi potremmo uscire prendendo quasi il 50%, no? Di ritorno sullo stake. Ora, quando capita, quando c'è il gol, dunque vi capita un gol, in realtà, no? Avete la possibilità poi di decidere. Dovete capire una cosa, che il tempo in questo, in questo business, ma come anche nella vita, è denaro. Dunque, una vostra decisione, che magari siete lì davanti al PC e decidete se prenderla o non prenderla, comunque, più passa tempo, più il vostro profitto, potenziale profitto, vedete, si abbassa. Dunque, vedete che da 2,86, da 2,9 praticamente è andato quasi intorno a 2,78, 2,74. Dunque, adesso la mia azione sarà quella di uscire da questo mercato, prenderci il nostro profitto e una volta preso il nostro profitto facciamo nuovamente intanto c'è stato un altro gol ancora dell'Arsenal, peccato per pochissimo, in realtà non l'abbiamo preso a favore un altro gol, però la cosa interessante qual è? Abbiamo fatto la cosa giusta, siamo usciti e in quel momento di gara, no, ovviamente eravamo lì e in base a quello che sarebbe accaduto nella gara avremmo nuovamente deciso cosa fare, ok? E ora magari tantissima gente che è lì, oppure se questo capita a altre 1.000 persone, la prima domanda, no, che si pone è quella, no, ma porca miseria,
sarei potuto rimanere 3 minuti in più, sarei potuto rimanere 5 minuti in più? Questa è una domanda che in realtà ad una mente impreparata, sia a livello di esperienza, ma soprattutto emotivamente, la distrugge. Perché? Perché magari uno vede che c'è stato un gol nel momento in cui ha fatto cash out. E che cosa fa? Magari nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ogni qualvolta che ha questa tipologia di azioni, deciderà praticamente di rimanere all'interno del mercato e non darà modo, no, alla mente di poter pensare, dunque non penserà quella che potrà essere la migliore occasione, la miglior situazione di mercato. Dunque, che cosa accadrà? Che quella persona poi entrerà in una routine e questa routine, anziché premiarlo e dargli del profitto nel lungo termine, in realtà glielo toglierà. Ok? Dunque, la cosa che dovete fare qual è? Quando la disciplina significa darvi un comando e rispettarlo, quella è disciplina. Se in realtà il nostro intento era quello di prendere il gol, no? In quella determinata fascia di tempo, dunque di timing, per poi uscire dal mercato e prenderci il nostro profitto, a fronte di quell'operazione noi dobbiamo rispettare quello che è stato il nostro comando, no? Che ci siamo dati. Dunque ci siamo dati questo piano, boom, lo rispettiamo e usciamo. Poi vediamo la gara, se ci sono possibilità di entrata, se c'è la possibilità di rientrare nuovamente nel mercato, di rinforzare la nostra posizione, di andare a spalmare quello che è il nostro profitto, portando sull'under praticamente quasi zero e mettendo molti più soldi sull'over. Cioè, ci sono tante tipologie di lavoro che si possono andare a fare, però quelle sono metodologie di lavoro che vanno pensate, sono metodologie di lavoro che in realtà vanno elaborate e per elaborarle in realtà vi viene richiesto del tempo, ok? Ci sono momenti in cui quel tempo, come in questo caso, voi siete usciti e noi siamo usciti, abbiamo fatto la cosa corretta, poff, c'è stato il secondo gol dell'Arsenal uno dietro l'altro, in realtà magari terzo gol dell'Arsenal in totale, la gara è su 1-3, porca miseria, avrei fatto il 100% di gain. Non è questo il ragionamento che si fa, la cosa che vi deve rinforzare a livello mentale è quello, porca miseria, sono stato disciplinato, mi sono dato un comando, sono uscito. In realtà poi nel momento in cui stavo lì vedendo quello che poteva essere della gara, poi mi è arrivato un altro gol. Perfetto, il gol è arrivato nel momento in cui ero in una fase decisionale e penso che questa è una cosa molto importante. E come è arrivato il gol, così non poteva arrivare. E penso che la cosa più interessante e importante appunto è questa, no? Quella di valutare più volte le operazioni che si fanno. Essere molto disciplinati, perché penso che poi alla fine quello che fa la differenza in questo mondo è realmente la disciplina e niente, e soprattutto poi cercare di capire le dinamiche del mercato, cercare di capire il perché si fanno determinate operazioni in X tempo e questo è davvero fondamentale, ok? Dunque mi auguro realmente che ognuno di voi abbia potuto prendere il massimo da questi miei video e possa realmente prendere il massimo. Il motivo per il quale mi eravamo andato in bancata in questa operazione era perché c'era enorme valore in questo mercato. Uno, per quello che il mercato ci offriva in termini di prezzo, due, per quello che in realtà stava accadendo durante la gara, proprio in termini di soggettività di gara stessa. Dunque, queste penso che sono delle informazioni importanti che sto condividendo con voi in modo gratuito e vi spiego anche perché io queste stesse informazioni le condivido all'interno dei miei percorsi e credetemi, ho percorsi molto molto importanti a livello di investimenti, percorsi che partono da una base di 1.200-1.300 euro fino ad arrivare anche a 100 e passa 1.000 euro all'anno tra mastermind e tutto il resto. Dunque, uno può dire, porca miseria, ci condividi queste informazioni? Sì, perché anche il livello di cognizione che c'è dietro, dunque quello che voi potete vedere attraverso questi video sicuramente non è quello che chi è in uno stato avanzato di corsi di studio o in realtà chi magari ha fatto già diversi percorsi con me può recepire dallo stesso video, ok? E io lo faccio volontariamente perché penso che poi la cosa più importante sia questa, perché magari c'è gente che è lì, no? Magari cerca di darvi teoria,
pratica, magari non è neanche pratico di quella pratica, e tendenzialmente poi che cosa accade? Che si ha troppa teoria in giro, si ha poca pratica, la maggior parte di quella pratica è stata messa in circolo da chi non è pratico, ed è un cazzo di casino, scusatemi il termine, passatemelo. Perché? Perché poi la gente viene condizionata da tutto questo. In realtà poi tantissima gente si mette davanti al PC convinto di avere le informazioni giuste, ma in realtà poi nel momento in cui si confronta con quello che è il mercato e si confronta con i propri storici, inizia ad avere in realtà confusione, perché magari ciò che lui pensa non batte con quello che è la realtà. E questo accade per una svariata... una svariata carrellata di motivi, ok? Una carrellata di motivi completamente diversi che magari affronterò poi in qualche altro video. Però detto questo, il senso di questo video sicuramente è quello di consapevolizzarvi, potenziarvi a livello mentale, perché penso che poi la cosa più importante è quella di diventare consapevoli e sapere e diventare, iniziare a credere che questo è un qualcosa che si può fare, è un qualcosa che si può fare. Ragazzi, io vi dico questo non perché ve lo dico, io vi dico questo perché l'ho fatto per tanti anni, oggi lo continuo a fare in un modo diverso, perché in realtà c'è un team dietro di me, cioè ho costruito un'azienda su questo, ma non un'azienda a livello formativo, che c'è anche, un'azienda a livello operativo, e posso tranquillamente insegnare questo a tutte le persone che sono lì fuori e che magari che cercano di vendervi corsi a 1.000, 2.000, 3.000 euro, 4.000 euro, magari le informazioni poi in realtà non valgono realmente quanto in realtà voi andate a pagare, o perlomeno magari non siete pronti ad avere quelle informazioni, magari voi li acquistate e poi magari una volta che li fate diventare veri dentro di voi, tutte quelle affermazioni, diventa un gran casino, ok? Dunque, detto questo, che dirvi? Rivedete questo video più volte, cercate di capire la diversa tipologia di operazioni, perché tutto questo vi può dare la possibilità di entrare in un'ottica mentale diversa, di aprire la mente, di vedere più opportunità, di avere una dinamicità di pensiero nel momento in cui il mercato decide di venirvi incontro in un modo, venirvi incontro in un altro modo. E mi raccomando, cercate di fare questo più volte, perché realmente è un qualcosa di molto ma molto interessante, ok? Dunque, detto questo, io mi auguro che questi miei video vi abbiano consapevolizzato, a maggior ragione questo. Non è fortuna il gol preso a favore in pochissimi secondi da quando siamo entrati, non è sfortuna il gol preso a favore nel momento in cui noi eravamo fuori dal mercato. Tutto è parte di un universo talmente ordinato che viaggia soltanto su quella che è una legge universale, quella della causa e dell'effetto. Dunque, qualunque circostanza in realtà, credetemi, ha una propria causa che l'ha creata. Dunque, chi conosce questo lo conosce in modo importante, sa di quello che sto parlando, chi non lo conosce deve iniziare a conoscerlo. Dunque cercate di vedere altri miei video nei quali parlo di leggi universali, della legge della causa effetto e di altro. Nel momento in cui state vedendo questo video, se ancora non ci sono, abbiate un po' di pazienza, perché arriverà tantissimo materiale. E mi raccomando, soprattutto, lavorate su voi stessi, perché non è il mercato, non è l'Arsenal, non è il West Ham, non è la partita di sé che vi cambierà la vita, ma è solo ed esclusivamente la vostra mente e la vostra programmazione che cambierà qualunque situazione in questo momento vi circonda ed è parte di voi. Ok? Qui è Francesco Bellomo e ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao, guys!